Vero, ma a differenza di Asav abbiamo un vantaggio. I tre simboli. Guardiamo la mappa. Ok, vediamo. Dovremmo essere qui. La aggiorno mentre procediamo. Controlliamo la torre. Wow. Scommetto che si vede tutta l'area da lassù. Forse. Ok, tengo gli occhi aperti per Asav. Ottimo. In realtà non mi preoccupa tanto. Invece dovrebbe. Non possiamo più contare sul fattore sorpresa. Non credo lui si aspettasse molto da te. Aspetta, era un complimento. Sembrava quasi un complimento. I suoi uomini sono un branco di idioti, ma Asav... Dobbiamo restare alla larga. Non ho mai capito il fascino degli uomini come Asav. È semplice. Si rivolge ai deboli e li tenta con il potere. Offre loro uno scopo. Uno scopo? Ne sembrano tutte cazzate. Sei finita invischiata con Asav? Uno scopo? Preferirei non parlarne. Spanne, direi che è un debole per te. Non me lo ricordare. Si è dimostrato utile al tempo. Yeah. Racconta, su. Meglio di no. Devo farti ubriacare? Non c'è abbastanza alcol al mondo. Guarda, uno dei camion di Asav. Qui sembra tranquillo. Un interessante motivo circolare. Un disco. Sì, siamo nel posto giusto. Guarda lassù. L'arco di Parashurama. Dunque, Parashama. Parashurama. Parashurama, giusto. Chi hai detto che era? Ok, il sesto avatar di Parashurama. Un terribile guerriero. Già, non riesco a smettere di pensarci. Può funzionare. Ok. Andiamo. Andiamo dentro. Per te cos'era questo posto? Difficile dirlo. Una fortezza? Non ha la struttura del tempio. Dovevo portare i guanti. Finalmente siamo fuori da quella fogna. Temevo che il capo fosse solo chiacchiere. La Fraser! Merda! Pagherai per questo! Fatto. Via libera. Gli altri avranno sentito. È inevitabile. Andiamo.
sulla montagna! Ne arrivano altri! Ok, non c'è più nessuno. Non sarà l'ultimo. C'era un grosso camion parcheggiato all'entrata. Terremo gli occhi aperti. Avrei preferito arrivare prima di Azar. Che vuoi farci? E comunque conta arrivare in fondo, non partire per primi. Sagge parole. Cos'è? Un santuario? Non credo, non vedo immagini di divinità. Proviamo a salire. Seguimi! Li vedo, ma loro non ci vedono. Fraser, a sinistra. Sei rilassato? Un attimo. Cosa c'è qui? Posso qualcosa lì? Sta attento. Niente. Thank you.
l'hanno vista. Bersagli attestati! Uccidetela! Ormai è finita! Non è ricordata! Non puoi fuggire! No! È alla tua sinistra. Ehi! L'ho trovata! Comincia il divertimento. Ci hanno viste! L'area è sgombra. Sì, è così. Proseguiamo. Stavo per dirlo io. Ci siamo! Guarda, mi sta aprendo quel cancello. Perfetto! Ha funzionato. Ferma lì, o no. Comunque, aspetta. Agli ordini. Con permesso. Ehi, come va? Sto bene. Ok, l'ingresso non è questo.
Ti diverti? Ci siamo quasi. Fatto. Non male. Grazie. Andiamo. Ma guarda qua. Ti va di scommettere? Ho detto che era una chiave. Ti do uno zuccherino. Ora vediamo cosa serve. Che cos'è? Un antico enigma Oisala? Ho capito. Devo formare un arco. Salta fuori. Parashurama. E adesso? Adesso noi giriamo questo ingranaggio e vediamo che succede. Non è rischioso. Hai notato che la vita degli avventurieri è costellata di rischi, vero? Vale anche per i mercenari. Ma se tolgo la sicura una granata, io so cosa succederà. Che vita monotona la tua. L'hai sentito? E tu lo senti? Guarda là. Porca vacca. C'è un enorme rilievo intagliato sul fianco della montagna. Tu credevi che saremmo morte solo girando una ruota? Vantaggi del lavorare con la figlia di un archeologo. Avrai avuto una bella infanzia, eh? A tratti, diciamo. Ho imparato molto. L'impero Oisala era la sua specialità. Gli ha dedicato la sua vita. Mentre io, quando cerco tesori, penso solo al guadagno. Ah, sicuro. Se la paga non è buona, io non corro rischi. Lo immaginavo. Come gestire un esercito. Una grossa responsabilità. È solo istinto. Era l'armata di mio padre. Io ho preso il suo posto. Azienda di famiglia. E l'ho quasi distrutta. Ma lo saprai. Mi pare che tu conosca bene i fratelli Drake. Sì, beh, ne parliamo un'altra volta. E ora, dove andiamo? Controlliamo quel forte sopra le cascate. E magari anche quello sulla montagna. Forse avrei dovuto chiederti dei Drake prima di accettare il lavoro. Non c'è molto da dire. Conosco bene Nathan. Sam già meno. Sbucava dal nulla, poi spariva di nuovo. Troviamo il modo di scendere verso l'auto. D'accordo.
è aperta. Giusto perché tu lo sappia, Nathan Drake si è ritirato dalle scene. Non devi più preoccuparti di lui. Avevo dei dubbi. Perché hai accettato? Non mi lascio mai sfuggire una cosa. Soprattutto quando il mondo intero vuole vedermi. Perché hai accettato? Non mi lascio mai sfuggire una cosa. Soprattutto quando il mondo intero vuole vedermi finito. Lo capisco, ma il lato positivo... Aspetta. Attenzione, quel posto pullula di ribelli. Allora, cosa stavamo dicendo? Oh, giusto. Il disprezzo degli altri ha almeno un lato positivo. C'è un lato positivo? Occhio. Sì? Sono qui! Mira la porta! Ora si balla! L'area è sgombra. Diamo un'occhiata.
Allora, ricapitolando. Sì, quindi dicevamo, quando i nemici hanno basse aspettative è molto più facile prenderli di sorpresa. Per quanto mi riguarda, questo lavoro è fin troppo difficile da soli. Bisogna sfruttare ogni vantaggio possibile. Hai sempre lavorato sola? Più o meno. A che età hai iniziato? Ero giovane. Ho imparato in fretta a illudere la gente ad essere a un passo dall'obiettivo, per poi rovesciare la situazione. Troppo sottile per i miei gusti. Io preferisco l'approccio diretto. L'importante è che funzioni. Ehi, aspetta, piano. Gli uomini di Asava hanno preso questi. Fraser? La scali con me? Meglio che io resti di guardia. Giusto. Ma non allontanarti. Ma non metterci troppo. Si sale. Piano. Tutto ok lassù? Finora tutto bene. Ugh.
il divertimento! L'ascia di Shiva? Vediamo. Punta proprio verso quelle rovine Oisala. È un'antica fortezza, incastonata nella montagna. Lo segno sulla mappa con un'ascia. Vediamo che c'è dietro la porta dell'arco. È stato divertente salire in cima. Vediamo che c'è dietro la porta del tridente. E un'altra fortezza. Appena oltre quelle cascate. Segnerò un tridente sulla mappa. L'ultima. Chissà che cos'è. Ha imperitura memoria. Wow! Dovevo cercare il pulsante prima di arrampicarmi. Valeva la pena salire? Certo. I tre simboli in cima puntano ognuno a una struttura diversa. Sul serio? Quindi ora sappiamo dove andare. Proprio così? È incredibile. Sì, è pazzesco. Diamo un'occhiata? Certo. È magnifico. Per te quanto ci vuole incidere una cosa del genere? Anni. Decenni, forse. Gli Oisala erano portati per i lavori in pietra. E per la guerra, sembra. Sì, anche. Li avranno costruiti per commemorare le loro vittorie sui persiani.
Hanno lottato strenuamente. Oh, sì. Ma non per molto. La loro rovina è la nostra fortuna, giusto? Quell'incisione mi è familiare. Quell'incisione corrisponde precisamente a questo disco. E cosa significa? Ah, non lo so, ma a quanto pare ora abbiamo altri due simboli da cercare. Ricevuto. Bene, ripartiamo.
Al sicuro. Bene. Quel muro sembra fragile. Interessante. Una specie di moneta Oisala. Almeno alla fine hai trovato qualcosa? Solo una specie di moneta. Un vecchio reperto Oisala. Ci sarà utile? Utile non credo, ma la voglio, sì. Dammi un secondo. Ti aspetto. Ora di andare. Potrebbero esserci uomini di Esatto. Guarda, è il tridente di Ganesh. Corrisponde al simbolo nella torre. Ganesh, distruttore degli ostacoli. Il cancello è sicuro? No.
Non ancora. Siamo in attesa di Cobra 8. Discrete finché possiamo. Delle auto? In quanti sono? Come macchia. Ehi, ho visto qualcosa. Fa attenzione. Ehi, eh? Uomo a terra, uomo a terra! Guardatemi le spalle. Un altro uomo a terra. Vieni fuori, stronza! Sia qualità. Fraser, fucile. Dovrebbero essere finiti. Tutto bene? Alla grande. Ma pensa quante cose sarebbero potute andare meglio. Preferisco pensare a quello che poteva andare peggio. È un approccio più ottimistico, credo. Ok. Cerchiamo il nostro rubinetto gigante. D'accordo? Ok, non è questo. Neanche questo. Come funziona? Cosa? Pareva un pulsante. Sì, è che volevo far provare anche te. Questo cos'è? Rumore promettente. Uno dei raggi della ruota si è girato. Giro le ruote, i blocchi si ritirano. Quindi devono essere 5 in tutto? Ancora 4. Ehi, ne ho trovata una! Ah,
Guarda un po' qui. Siamo a due. Ehi, eccone un altro. Ci penso io. Ti ho trovato. Rimane l'ultimo. Faccio io. Andiamo. Dobbiamo passare di sotto. E va bene. Ecco la valvola. Ok, allora dovrebbe essere la volta del tridente. Esatto. Oh, questo è più complicato. Buongiorno. Ok, apriamo l'acqua. No, aspetta. Stavolta potrebbe essere diverso. Potrebbe uscire del fuoco. Mi stai sfottendo? Sì, ti sto sfottendo.
Ecco fatto. Cosa? A dire il vero, sperare nel fuoco. Un'altra cascata. Già. E siamo due su tre. Gli Oysal hanno fatto di tutto per nascondere la zanna. Beh, la zanna era il vero simbolo del dominio Oysala, della loro ricchezza e della potenza del regno. Un trofeo ideale per i persiani. Già. Mio padre ha sempre pensato che la zanna fosse addirittura qualcosa di più. Aspetta. Anche tuo padre cercava la zanna. Per lui era un'ossessione. Passava giorno e notte a studiare i documenti. Ha sperperato patrimoni in spedizioni del tutto inutili. Non è certo il primo. E com'è finita? Non lo so. Mandò via me e mia madre. Disse che non eravamo più al sicuro. E noi partimmo per l'Australia. E adesso eccomi qui, ai confini di Alebidù. Un po' ironico. Ultima fermata, il forte incastonato nella montagna. Resta ancora quello con l'ascia. Australia ora tutto ha senso. Già, neanche Fraser sembra un cognome indiano. Era di mia madre. Andiamo via di qui. L'ultima che arriva paga la cena. Io ho delle razioni. Sei una noia. Prese. Sono sicuro. Era il loro 4x4. Ecco. Andiamo a vedere. C'è nessuno? Fratelli, dove siete? Vedi? Da un'occhiata. Le nostre prese potrebbero essere ancora qui. Forza, venite fuori! Sappiamo che siete qui! Vieni fuori! Subito! Un attimo! Non me lo faccio! Che? Nessuno? Fratelli, dove siete? Vedi? Da un'occhiata. Ross e Fraser potrebbero essere ancora qui. Forza, venite fuori! Sappiamo che siete qui!
Niente anche qui. Io cerco qui, tu controlla là. Ok. Ma che? Merda! Sono qui, questa ce l'ho! Ho rischiato parecchio. Basta! Errata! Un coglione! Andiamo via di qui. Fraser! Sono sicuro. Rinforzi era il loro 4x4. Ecco. Andiamo a vedere. C'è nessuno? Fratelli, dove siete? Vedi? Da un'occhiata. Ross e Fraser potrebbero essere ancora qui. È nostra! Ok, è finita. Sul serio ora. Non te la sei cavata male. Tutto sommato. Tutto sommato cosa? Ti manca un vero addestramento. Ah. Sei impulsiva. Corri in giro come una pazza. Devi imparare il concetto di pratica breve e continua. D'accordo. E poi ti vesti di rosso per una missione nella giungla. Manca quello sulla montagna. Infatti. Ora capisco perché Azav vuole tanto quella zanna. Credevo la cercasse solo per denaro. Vuole usarla per reclutare seguaci, come prova di forza contro il governo. Proprio come le altre volte. È già successo prima? Oh, sì. Da quando il giovane re fu sconfitto dai persiani. Molti hanno rivendicato pretese sulla zanna e su queste terre. E io che pensavo di essere sulle tracce di un tesoro. Infatti. Lasciamo combattere la gentaglia come Azav. Non ci riguarda. Per molto tempo ho pensato solo a combattere. Giusto. Ma l'hai fatto per denaro. Di solito. Anche quando lavoravi per Azav? Assolutamente sì, ma il gioco non valeva la pena. Aia! E perché l'hai fatto? Dovevo farmi una reputazione, ho pensato di iniziare con il peggiore sulla piazza. Da lì si può solo migliorare. Qui è meraviglioso. È la tua prima volta in India? Sì. Il nostro lavoro è pieno di fregature, ma almeno possiamo girare il mondo. Dove sei stata? Ah, dove non sono stata. Ok, allora dove non sei stata? Negli Stati Uniti, per esempio. Davvero? Certo, vado a caccia di antichi tesori, no? E gli Stati Uniti hanno giusto un paio di secoli. È vero. Tu, invece, dove vorresti andare? In Islanda. Ottima scelta, è bellissima. Sai com'è? Pace e natura incontaminata. E poi voglio vedere l'aurora boreale. Beh, certo, è una delle cose da fare nella vita. Sì, dovresti andarci finito qui. Un giorno, forse. Prima ho altre questioni su.
Do un'occhiata in giro. Terrò gli occhi aperti. Ancora una volta, con piacere. Andiamo. A questa pensione. Ok. Salah contro la tigre. Non sembra uno scontro alla pari. Vinse Salah, in realtà. Per proteggere il suo guru, uccise la bestia con un colpo solo. È l'origine del nome Oi Salah. Oi vuol dire attacco nella loro lingua. Beh, ho imparato qualcosa di nuovo. Più tardi ti interrogo.
La loro attrezzatura. Questi serviranno. Mi correggo. La nostra attrezzatura. Oh, oh, Dio, i miei poveri polsi. Tutti sono più grandi. Stavamo parlando del tuo piede. Sì, ma... Un attimo. Ehi! Ah! Hey! La causa non può permettersi. Quasi tutti sono più grandi. Stavamo parlando del tuo piede. Sì, ma... Ma che? Ho visto qualcosa. Assicurati che non sia nulla. Certo. Quasi tutti sono più grandi. Ma che? Ecco, tutto qua. Niente qui. Ma che? Cos'è? Fermo la vita!
fortezza. La cauta non può permetterlo. Quasi tutti sono più grandi. Sì, ma... Ehi! Sono qui! Miseria! Prese! Una richiesta ragionevole. La crederà bene. La causa non può permettersi. Quasi tutti sono più grandi. Sì, ma... Ugh!
Oddio, e questo che diavolo è? Ok, vediamo a cosa serve. Quella statua si è mossa. Beh, vediamo come va. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Vieni su. Arrivo. Oh, per l'amor del cielo. Tre statue con due simboli diversi. La stella e gli anelli. Sono tutti simboli di sole, ma complimenti per le definizioni. Ok, è fatta. Su, vieni! Perfetto, sto arrivando. Ah, immaginavo ne mancasse. Come lo sapevi? Tre, il numero perfetto. Aria fresca. Qui abbiamo un'ascia. Diamine, così non vale. Ben trovato, Shiva. Forza, chiudiamo questa questione. E va bene. Marta! Visto? Ho detto che era pericoloso. Fatta male. Solo alla dignità. Ah, ecco fatto. Ecco che arriva l'acqua. E siamo a tre. Sai, te la cavi bene a cacciare tesori. Io imparo in fretta. Mm. Ho una domanda. Una come te potrebbe fare di tutto nella vita. Perché vuoi riprenderti la shoreline? Sei serio? Mm. Il mio socio mi aizza contro le truppe. Il mio tenente sparisce con la taglia. Nathan e Samuel Drake la passano liscia e mi chiedi perché rivoglio la shoreline? Sì. Come andavo io? Eppure ho perso tutto. Che diavolo è quel coso con cui giocherelli? È il mio antistress. È apparso nella posta non appena arrivavamo in Australia. Ok, diamoci una mossa. Asav non deve superarci. Sai, anch'io ho combinato la mia sana dose di cazzate. Basta solo rialzarsi e andare avanti. Non mi piace fallire. Come tutti, amore. Torniamo alla macchina. Amo le scorciatoie. Fortuna che non dobbiamo tornare da lì. Ho già schivato troppe asce. Oh.
vuoi esplorare altre zone dei paraggi, ti consiglio di farlo ora. Giusto. Senti, per quello che vale, devi ringraziare la tua reputazione per questo lavoro. E poi ho pensato ti servissero i soldi. Come negarlo? E sinceramente, fa piacere lavorare con una donna una volta tanto. Sono d'accordo. Non siamo in molte, purtroppo. Una volta un trafficante d'armi mi ha chiesto di parlare con l'uomo al comando, ma si è rimangiato tutto quando gli ho spiegato la situazione. Ah, cosa gli hai fatto? Gli ho spezzato le gambe. Oh, Gesù, non stai scherzando. Un attimo. Attenzione, quel posto pullula di ribelli. Li abbiamo seminati. Chi lotta, fugge, si guarda intorno, può lottare un altro giorno. D'accordo. Dove eravamo? Comunque, come stavo dicendo, cerco di non essere discriminata. Ah, Nadine Ross è il boss. Lo metterò sul mio biglietto da visita. Non puoi andartene e farla finita con la shoreline? La shoreline è casa mia. Non ho altra scelta. Ah, c'è sempre una scelta. Do un'occhiata in giro. Fa ciò che devi. Grazie per l'attesa. Vieni, ti seguo. Si comincia? Cerca di non romperlo stavolta. Sfacciata. Pronta? Sì, mi sto godendo il momento. Oh mio Dio.
Benvenuta nel cuore di Alebidu. L'ultima sede nota della Sanna di Ganesh. Spettacolare. Cosa? Non ti sembra che ci sia una specie di diga tra le due statue di Ganesh? La cascata l'avrà erosa. E quindi come entriamo? Aspetta. Yeah. Guarda la corona. Non è l'erosione. È vero. Forse era una torre di guardia? I persiani sono entrati da lì. È da una vita che sento parlare di questo posto. È incredibile vedermelo davanti. Scatta una foto. Mandala a tuo padre. Bella idea. Cosa? È troppo vecchio per usare i computer. E allora scattala, la vedrà di persona. No, è che ormai sono in ritardo di qualche decade. Senti, io... Oh no, ti prego, no. Tranquilla. Che dici? Andiamo ad Alebidu? Yeah. Andiamo.